Sono iniziate ieri pomeriggio presso l'ospedale civile di Agropoli le vaccinazioni al personale scolastico residente. Una giornata importante per i docenti che hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid-19 e sperare in un futuro migliore e in sicurezza per se stessi e per i propri studenti. Un gesto di responsabilità che potrebbe dare una svolta alla lotta contro un nemico invisibile. Come ti senti? Benissimo, è stato rapido e indolore, il personale è stato professionalissimo, quindi tutto bene. Tu sei un insegnante che presti servizio qui nella città di Agropoli? No, io presto servizio ad Ascea, nell'istituto comprensivo Parmenide. Quindi che cosa significa per te oggi aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca? È una grande responsabilità, perché pur essendo, insomma, per la mia età, io ho 30 anni, quindi penso che se non fossi stato insegnante l'avrei ricevuto fra un anno, e quindi però penso sia una grande responsabilità anche perché penso che tornare in presenza sia una grande cosa importante per i ragazzi soprattutto, e quindi avendo fatto questo vaccino adesso mi sento più al sicuro, soprattutto per il personale che nella scuola e per i ragazzi. Come è andata? È andata benissimo, sì. Sono una docente, sono stata convocata per questa prima dose del vaccino e ora dobbiamo aspettare per la seconda dose. Come ha trovato, insomma, l'accoglienza e il procedimento per fare poi l'iniezione? Tutto bene, un'ottima organizzazione, un personale molto efficiente, molto disponibile, preparato, ottimo. Lei è un'insegnante, appena uscita, insomma, dalla sala vaccini, come si sente? Benissimo, tranquilla, tutto bene, non ho avuto alcuna reazione e non ho avuto alcun problema finora. Cosa significa per lei aver fatto il vaccino? Io mi sento un po' privilegiata, perché so che tanta gente ne avrebbe forse anche più bisogno in questo momento, ma sta aspettando. Quindi noi insegnanti abbiamo avuto la fortuna di essere tra i primi e ne sono molto contenta. Come ha trovato l'organizzazione, ecco, per effettuare il vaccino qui al distretto di Agropoli? Per gli insegnanti? Ottima, ho avuto un'esperienza con i genitori meno positiva, a dire il vero, questa è stata veramente positiva oggi. In che senso, per quanto riguarda i suoi genitori, ha avuto un'esperienza un po' negativa? Sì, li ho accompagnati una decina di giorni fa e non è stata proprio così tranquilla la situazione. Sì. Che cosa che non ha funzionato? Un po' tutto, attesa lunghissima, un caos totale, l'ambiente non era proprio quello perfetto perché eravamo lì dalla parte del pronto soccorso, però insomma immagino che non è facile organizzare queste cose. Antonella, allora tu sei un insegnante, hai appena ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca, come ti senti? Per adesso sto bene, avevo dei timori, però sono arrivata qui e mi sono tranquillizzata prima di tutto perché ho visto una buona organizzazione da parte del personale sanitario e poi mi sono resa conto che è inutile rinviare questa scelta, quindi ho deciso alla fine di venire. Che cosa significa per te oggi questa vaccinazione? Significa intanto uscire da questo tunnel e quindi vedere uno spiraglio di luce all'orizzonte e poi speriamo bene, soprattutto che tutta questa, diciamo, questa macchina funzioni nel migliore modo possibile e che si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Presso la struttura è stato predisposto un percorso ben preciso di entrata ed uscita con varie stanze dedicate. Ad accompagnare questi momenti un mix di emozioni e un po' di tensione, vista anche la notizia che un lotto del vaccino AstraZeneca, il cui utilizzo è stato sospeso in via precauzionale dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dopo che sono stati registrati eventi avversi, ma l'ASL Salerno comunque ha fatto sapere che ad oggi non si sono registrate reazioni avverse nella popolazione, pertanto, considerando che tali reazioni si manifestano immediatamente dopo l'inoculazione, si ritiene opportuno fornire ai cittadini le più ampie rassicurazioni. Come sta procedendo, dottoressa? Diciamo che l'affluenza è molto regolare, abbiamo riscontrato una buona risposta dell'utenza, anche se inizialmente c'è stato un po' di incertezza riguardo a un lotto che però non è stato poi riscontrato qui da noi, per cui diciamo sta procedendo tutto bene, con regolarità, senza nessun tipo di difficoltà. Nessun riscontro negativo per quanto riguarda le vaccinazioni oggi sulle dosi che avete iniettato?
Fino ad ora no, è andato tutto bene, anche persone allergiche si sono presentate, hanno manifestato la loro perplessità, noi abbiamo messo in atto tutto quello che era a disposizione, i presidi per cercare di tutelare al massimo e finora è andato tutto bene. Che cosa significa per voi vaccinare la maggior parte di persone, di cittadini, insomma, per questa lotta contro il Covid, iniziando appunto anche dal mondo scolastico, che è quello che fino ad oggi è stato anche molto penalizzato? Beh, è un dovere, è più che un diritto, perché dobbiamo sempre pensare a chi sta non in persone fragili, per cui noi che stiamo bene e che fortunatamente abbiamo uno stato di salute, dobbiamo essere i primi a renderci conto. È importante.